Sono degli avvocati avversani. Le chiediamo qual è il taglio che si vuol dare a questo incontro con Don Maurizio, visto che comunque gli incontri con Don Maurizio sono numerosi e essendo organizzato dall'associazione Forense, qual è il taglio particolare che diamo a questa riunione? Sì, la presenza di Don Maurizio qui è dovuta soprattutto al fatto che Don Maurizio, come l'abbiamo definito più di una volta, per noi è il pastore che praticamente protegge il suo gregge. E quindi noi, nel momento in cui è venuto a cadere questo muro di omertà che è durato circa 20 anni, ci siamo uniti al coro di Don Maurizio proprio per far capire che gli avvocati, soprattutto gli avvocati del Foro di Aversa, sono sensibili a questo tipo di iniziative così come le intraprende lui. Noi ci siamo sentiti obbligati in questo momento storico, così come associazione che nasce a tutela degli operatori del diritto per scopi formativi ed informativi degli avvocati, ci siamo sentiti obbligati a fare questo tipo di convegno per poter capire effettivamente quali sono i rischi che emergono da questi problemi ambientali e quali sarebbero le azioni di responsabilità civili e penali che potrebbero sorgere, quindi eventuali azioni di risarcimento danni in capo alle persone fisiche e così alle imprese. Don Maurizio per noi è fondamentale. Non facciamo altro che aspettarlo e unitamente così anche al professore Marfella e così anche agli altri relatori che non saranno da me. Prima con la presidentessa si parlava di responsabilità civili e penali rispetto al problema ambiente, con lei spesso si parla di responsabilità morale, lei come si pone invece nei confronti di questo tipo di responsabilità, la sua opinione? Intanto sono contento che martedì al Consiglio dei Ministri si parlerà anche di questo, dell'inasprimento delle pene, perché fino ad oggi le pene per chi sversa sono veramente ridicole, insomma, e quindi questo è il motivo per cui io dico sempre, l'ho proposto anche alla De Girolamo di venire a Caivano, gli ho scritto una lettera pubblica, è una lettera aperta, è pubblicata su Avvenire e lei ha risposto il giorno dopo e io ho detto venite a Caivano a fare un Consiglio dei Ministri. Da un punto di vista simbolico è molto importante che il governo venga sul luogo dove la gente soffre e anche muore, è importante, però ovunque si fa la stessa cosa, in fondo la cosa importante è che si accorgono finalmente che questo problema non riguarda questo o quel ministero, riguarda il governo in quanto tale, perché c'è l'ambiente, c'è l'agricoltura, c'è la salute, c'è l'interno, mandare o no l'esercito e c'è la giustizia con le pene che fino ad oggi sono veramente pene che per la verità sono proprio, sono ridicole, diciamoci la verità. E allora sono contento che magari se anche questo stimolo viene anche da noi, ben venga. Grazie. Lei ha detto ai lavori un parere sulle responsabilità civili rispetto al reato ambientale. Sulle responsabilità civili rispetto al reato ambientale mi riservo di fare un brevissimo intervento ritenendo che partendo da quelli che sono i doveri dei comuni e della provincia per quanto riguarda la tutela, gli obblighi che hanno di tutela della salute dei cittadini, da questi obblighi secondo me deriva anche la possibilità di azioni risarcitorie nei confronti di questi due enti, qualora non adempiano ai doveri che la legge, e io preciserò quali sono le specifiche norme di legge che impongono, è vero, la tutela del territorio in vista della tutela della salute dei cittadini che in questo territorio vivono. Grazie.
chiediamo quello che abbiamo chiesto agli altri, un suo parere sulle responsabilità civili rispetto al problema ambientale. Responsabilità civili, questa sera noi abbiamo costruito questo evento proprio per studiare e per dare degli input a tutti gli operatori del diritto proprio su questo tema. Responsabilità civili, responsabilità amministrative e responsabilità penali. Chiaramente rispetto alla domanda che lei precisamente mi ha fatto, responsabilità civile, stasera studieremo qual è l'aspetto proprio civilistico del problema, anche tra l'altro qual è l'aspetto civilistico, vale a dire se esiste un danno alla salute costituzionalmente garantito, al di là di quello che può essere l'aspetto amministrativo della tutela del territorio, della mancata vigilanza da parte dello Stato, il cittadino che ha subito un danno alla propria salute, all'ambiente salubre, può agire nei confronti e di chi per il risarcimento del danno? Questa sera noi lo diremo, perché essendo appunto un seminario forense ci saranno accademici ed avvocati che studieranno appunto e daranno gli input di riflessione su questo argomento. La presenza del dottor Maffella vi aiuterà ovviamente in questo senso, perché è necessario comunque avere un supporto medico, un riconoscimento scientifico al rapporto inquinamento-salute? Certamente, noi abbiamo cercato di coniugare due cose, due aspetti. All'interno di questo seminario forense, quindi fatto da avvocati per avvocati, abbiamo ricavato questa parte dove ci sarà il professore Maffella, ci sarà il professore Colangelo, che affronteranno i problemi tecnici, non solo ci daranno dati, quindi noi facciamo informazione, e quindi dati ed effetti dell'attuale emergenza ambientale, e ovviamente alla luce di questi dati noi diremo quale sarà e quale deve essere il ruolo del cittadino e il ruolo dell'avvocato. Grazie. Irene De Crescenzo, rappresentante di Fiume in Piena, quanto per un gruppo così folto di persone che si impegnano vale il supporto della realtà forense? Penso che sia da avvocato, penso sia fondamentale, perché questo tipo di situazione comporta tutta una serie di problematiche, una serie di danni che dovranno essere valutati, il cosiddetto nesso causale che dovrà essere anche provato tra la malattia e l'ambiente, ed è ovvio che il supporto di tanti avvocati che già stanno lavorando da diverso tempo in questo campo e per questa situazione è importantissimo. Anche la possibilità, anche se il diritto attualmente non lo riconosce, la possibilità un domani, qualora dovesse essere comprovato il nesso causale, la formazione di una class action che possa quindi essere unita anche nell'ottenimento di un risarcimento che ovviamente non potrà riportare i nostri cari in vita, però comunque è qualcosa che dovrebbe essere consentito anche a loro, anche ai familiari delle vittime. Grazie. Era identica e precisa a quella di 11 mesi fa. C'era dell'amianto sbriciolato, c'è dell'amianto sbriciolato, questo problema immenso, enorme, che tutti quanti, sotto il naso di tutti quanti noi, sembra proprio che non ci tocchi proprio assolutamente, neanche riesce a intrigarci, eppure i medici ci dicono che di quel killer si muore. Ecco, allora io vedo gli avvocati e ho tanti amici avvocati logicamente, e quando parlo con loro ogni tanto qualcuno mi dice padre, noi siamo con te, conta su di me, e io dico no grazie, non ho bisogno di niente, non ho bisogno di nessuno, no grazie, allora, dice, ma perché? E perché dico io non ho bisogno di niente, tu devi fare qualcosa per te, non lo devi fare per me, anzi per la verità se c'è stato qualcuno che dovrebbe farlo di meno sono io i figli non ce li ho, ce l'avete voi. E allora prima di essere avvocati voi siete cittadini di questo territorio qua, noi siamo tutti quanti figli di questa terra. Terra che ci ha dato i natali, terra che noi amiamo, terra che ha dato da vivere ai nostri antenati.
terra che è da vivere ancora oggi a noi. Sapete che adesso si pone il problema immenso per quanto riguarda gli agricoltori, l'agricoltura, l'economia, tanta gente si sta preoccupando seriamente perché è un problema immenso, ma ce n'è un altro ancora più grave. Insomma, ci siamo svegliati un giorno e diciamoci la verità, guardate, siamo qua in questa sala che ci ricorda, ma ci siamo svegliati un giorno e ci siamo ritrovati veramente lo sversatoio d'Italia e dell'Europa. La domanda viene spontanea, ma dove stavamo? Dove stavano i preti, gli avvocati? Dove stavano i medici di Aversa, dell'Agra Versano? Ma dove siamo stati? Ecco, fatto sta, il video era bellissimo, ci si può anche commuovere. Io apprezzo tanto che si è voluto iniziare questo incontro con quel video. Io in genere preferisco farlo al contrario, perché il video è bello, però è così lontano da me. Questo video così bello non ci appartiene più, ma noi ci crediamo che possiamo ritornare a riprendere scene così belle, però per adesso sono solamente un sogno, ma sono un sogno che dobbiamo realizzare a tutti i costi. E qua ci vogliamo tutti. Quando qualche anno fa, per l'ennesima volta, un fetore che entrava nelle nostre case, anche nella mia, mi svegliò in piena notte. Io sentivo i miei vicini chiudere le porte e le finestre e accendere i condizionatori per poter respirare. Ricordo che per l'ennesima volta mi sono svegliato anch'io, ho chiuso subito le finestre e le porte, ma ormai il fetore era entrato in casa e anche nei miei polmoni e nel mio animo. Ho guardato la croce e ho detto: Signore, che cosa mi stai chiedendo? Signore, che cosa vuoi che io faccia? Ho capito che non si poteva continuare più così, sembravamo, ho guardato le persone intorno a me, alcune tante vittime, altre erano degli ignavi, è una rabbia incredibile e dico: faccio qualcosa, ma da dove comincio? Che cosa ho? Quali sono gli strumenti che io posseggo? Io non ne avevo troppo. E così mi sono messo in poltrona perché ormai il sonno era andato via. E ho visto che davanti a me c'era il mio computer, l'ho acceso e ho cominciato come un pazzo, come un forsennato. Su Facebook avevo migliaia di amici anche del nord a chiedere aiuto a tutti, aiuto ai medici, ad offendere tutti, a cominciare dal sindaco del mio paese. Ma dove state? Ma che state facendo? Ma da dove viene questo fetore? Che cosa entra nelle nostre case? Ma vi rendete conto? La nostra vita è diventata invivibile, ma dove siete andati a finire? E ai medici, agli avvocati, a tutti. Il giorno dopo ho scritto una lettera al direttore di Avvenire, io collaboro con Avvenire ormai da una decina di anni, e gli ho scritto una lettera che accompagnava un mio articolo e gli ho detto: Marco, per cortesia, aiutaci, vieni anche tu, manda, fai qualche cosa. E Avvenire, sono 2 anni che è sceso in campagna e con 2 giornalisti col baffo, Tony Mira e Pino Ciocio, 2 inviati dalla campagna, e non si è mosso più. Dopodiché andai dal vescovo di Aversa, Monsignor Spinilla era appena arrivato, lui viene dal Cilento e quindi la sua vecchia esperienza era completamente diversa da quella attuale. E penso che il vescovo non abbia neanche troppo compreso: Eccellenza, dobbiamo fare qualcosa, qua non si campa più, qua non si vive più. E allora mi sono reso conto però che dovevo fare una cosa, ho detto: Eccellenza, oggi è libero. Lui dice: sì, potrei anche ritagliarmi qualche ora, la vengo a prendere. Per andare dove? La vengo a prendere, la porto con me. E l'ho portato con me sotto i cavalcavie di Succivo, di Orta, di Caivano, nelle terre di Acerre, di Giuliano. E il vescovo rimaneva, vedevo che il vescovo rimaneva sempre di più ripilato. E allora mi sono detto: ma se la gente non vede, non potrà mai capire, perché un conto è raccontare, un conto è vedere. E abbiamo cominciato. Avevo già conosciuto questo uomo che sta alla mia sinistra e al quale tutti quanti voi avvocati e tutta la campagna, guardate, lo dico proprio perché ci credo terribilmente, abbiamo un grande debito di riconoscenza verso questo oncologo, questo medico del Pascale, Antonio Martella. Avevo già avuto modo di conoscerlo per altri convegni, però erano convegni, sapete, non me ne vogliate, io sono un prete, non sono avvocato, quindi non conosco tutte le regole del ben parlare. I convegni erano facevano un poco chic la parrocchia, no? La parrocchia fa un convegno culturale, poi l'ambiente tira sempre, va un po' sull'ambiente, sulla salute, ambiente e salute, insomma. I precedenti convegni li avevo fatto così, in questo modo qua, insomma, però stavolta gli dissi: ma fa qualcosa.
dobbiamo fare qualche cosa di concreto. Lui è venuto, l'ennesimo convegno, migliaia di persone, ma migliaia di persone con le lacrime agli occhi. Acerra, Casalnuovo, Marigliano, abbiamo compreso che non siamo tanti paesi, ma siamo una sola fascia di territorio, tutti quanti destinati allo stesso destino. Ed è nato questo coordinamento, abbiamo messo insieme in rete questo coordinamento, abbiamo cominciato a lavorare come matti. Guardate, credetemi, io lo dico, ma non lo dico così, lo dico solamente perché, anche perché poi nei convegni uno si stanca da poco, fa gli sbadigli, è antipatica. Io guadagno 33 euro al giorno, ma mi bastano, e anche riesco a fare pure qualcosa di buono con i miei 33 euro al giorno. Bene, i miei 33 euro al giorno se ne vanno di benzina ormai, perché per adesso vado a Salerno, non è che mi daranno i soldi della benzina, non, ma per gridare, per svegliare, per aiutare, per consolare. Abbiamo pensato mille cose, le cose più strane, anche perché mentre i volontari fotografavano, andavano per le campagne, filmavano, postavano su Facebook, facevano mille cose, le persone che noi paghiamo profumatamente, stavano là non ad aiutarci, ma solamente a intimorirci qualche volta, e l'altra volta, poi qualche altra volta, proprio a metterci il bastone tra le ruote. E allora mi sono detto un bel giorno, dico, ma scusatemi, io ho 58 anni, ma già diceva la buon'anima della mamma mia, quando qualcosa non la capivo, diceva, invece c'è una patriaca, ma scusatemi, ma c'è una, ma per davvero, lo dico con tutto il cuore, dico, ma qua i nostri nemici chi sono? E la camorra, signori, la camorra, noi è inutile che ci perdiamo tempo, insomma, la camorra la conosciamo molto bene. E qualche volta ho detto a qualche mio amico avvocato, attenzione, me ne guarderei bene di ripeterlo qua, però io dico stesso, no. Se no, fatemi l'applauso, vi ringrazio, così prendo coraggio. Dica, ma insomma, ma possibile mai, a qualche mio amico con il quale avevo confidenza, ma possibile mai che voi, quando ci mettete che avanza il tuo pensiero, riuscite a tirarli fuori dalle galere, sti criminali, e a rimetterli per le strade, ma tutto quanto a voi, non vi mettete insieme per risolvere questo problema che ci sta portando a morte? Mettetevi insieme, andate a trovare voi i cavilli, mille cavilli che ci stanno nella legge italiana, mille cavilli. Ma possibile mai che oggi chi sversa debba pagare la multa? Da un lato ci uccide, dall'altro lato fa pagare la multa, ma è mai possibile questo? E i medici, ma lo vedete, stanno morendo tutti quanti di tumore. Da Cera è morto l'altro ragazzino l'altro giorno a 16 anni. Mentre sto qua, la mia seconda mamma sta vivendo le sue ultime ore, l'ho lasciata così che se ne sta andando. Ma possibile mai? Ma ve ne rendete conto? Sì, è vero, ai miei amici, ma io sono un caporeparto di ospedale, ho lavorato 10 anni in ospedale, ai miei amici medici, ma vi rendete, ma è vero o non è vero che c'è sta questo aumento di tumore? Sì, come non è vero? Proprio stanotte mi diceva un mio amico chirurgo, sono stato svegliato alle 3 di notte per operare un tumore al colon. Dici, allora, gamma fa? Ma come gamma fa? Io non lo so che lo chiama fa, ma qualcosa mi fa, io non lo so che cosa. E allora qua io ho cominciato a dire, lo ripeto, lo ripeterò fino alla noia, logicamente il mio modo di parlare naif, insomma, è normale, ma se ognuno fa, andando oltre, andando un poco oltre, perché se io dico, io faccio il mio dovere, sentite, il mio dovere di prete non mi impone di andare sull'immondizia, non me lo impone, nessuno me lo può imporre, neanche il Papa. Ma se io non vado un poco al di là, se oso un passo in più, per amore dell'umanità, per amore della mia gente, per amore della mia terra, per amore di me stesso e dei miei figli, delle future generazioni, e allora gli avvocati cominceranno loro a vedere quello che c'è nel loro campo, e i medici cominceranno a dire, oh, ma vi rendete conto, no, ma che sta succedendo qua? E quando qualcuno come il nostro ministro attuale della salute, la Lorenzin, ci dice che noi stiamo morendo qua perché non facciamo la prevenzione, fumiamo troppo e mangiamo male, allora le possiamo anche rispondere, guarda, vacci piano, vacci piano, vacci piano. Ed ecco allora che ci è venuta l'idea di prendere i bambini morti. Lo so, abbiamo rischiato, ma tutto è stato fatto dopo averci pregato, aver riflettuto, aver parlato, dialogato con le mamme. Abbiamo raccolto tutte queste famiglie dove è morto Riccardo 2 anni, Mesia 4 anni, Tonia 6 anni, Luciano 16 anni, Luca 19 anni, Maurizio 35 anni, Filomena 27 anni, Lello 28 anni, Tina 28 anni. Dico no, allora devono parlare loro, perché i morti parlano meglio dei vivi.
e alle mamme, e quando queste mamme si sono rese conto che il loro bambino morto poteva essere di aiuto ai bambini vivi, guardate, è stata una cosa bellissima. Intanto stanno elaborando il lutto in un modo stupendo, si è nata una comunità, ci vogliamo un sacco di bene, e si sono fatto fotografare, pensate, 11 di loro con la foto del bambino morto tra le braccia. Abbiamo fatto 150.000 cartoline, le abbiamo mandate per metà al Papa, per metà al Presidente della Repubblica, ma i bambini venivano a chiederla, è stata una cosa bellissima. Noi dobbiamo andare avanti, allora dico, la camorra sì, è inutile che ci attardiamo ancora, loro... E poi però io non ce l'ho con loro, perché da loro mi aspetto, che mi aspetto, a Peppino l'hanno acciso, l'hanno sparato in bronde, a Don Pino Puglisi lo hanno ammazzato, voi lo sapete meglio di me queste cose qua, ma mi aspetto qualsiasi cosa. È facile mettere a tacere un uomo, basta un colpo di pistola, una calunnia, però più della camorra, quello che veramente mi ha fatto soffrire sono stati gli industriali disonesti, che più di loro sapevano che cosa ci stavano combinando e ce l'hanno combinato. Ma ancora, ma la domanda è questa, ed è con questa domanda che purtroppo vi devo pure lasciare, ma chi mi doveva tutelare? La camorra? No. L'industriale del nord, figuratelo quando se ne portava di me e di tuo figlio, chi è che ci doveva tutelare? Lo ha fatto? No. E allora noi non andiamo contro lo Stato, ma noi sappiamo troppo bene che quando le vacche sono grasse, le persone tendono ad addormentarsi, no, quando lo stipendio è certo, è sicuro, è già la pensione è sicura, quando tutto va per il meglio, i problemi sono i problemi interni ai partiti, vedete in questi giorni di che si parla. Oh, attenzione, attenzione, io non sono monarchico, sono monarchico, ma possibile mai che tutta l'Italia stiamo a parlare da mesi sempre su una sola persona e sui suoi guai? Dico, ma qualche volta mi verrebbe anche da prete e dire: Signore, ma pensaci tu, Dio sia benedetto, ma se stanno e se hanno bisogno, se stanno a parlare sempre, ma vi pare che si stanno preoccupando di Caivano, del generale Costa che ha tirato fuori 70 fusti un mese fa dalla campagna, dei 43 ettari di terreni sequestrati, dei contadini che stanno allo stremo, alla fame, della gente che sta, è normale. E allora, se loro non lo fanno, dobbiamo farlo noi. Signori, il nostro compito, prima di essere avvocati, preti o medici, siamo cittadini di questa terra, siamo i figli di questa terra che amiamo fino allo spasimo, è la nostra terra e tocca a noi, come dice Antoni, la nostra terra è malata ma non è morta, tocca a noi, uno, non farla morire, due, rianimarla e farla ritornare in vita come Dio comanda. Io per questo credo che... Stavo in ospedale quando ho sentito che il Signore mi chiamava a diventare prete, era una notte in ospedale, ho avuto la certezza che il Signore mi chiamava a lasciare tutto ad entrare in seminario, l'ho fatto. La stessa certezza l'ho avuto la notte quando quel fetore qualche anno fa mi ha svegliato in piena notte. Credo che ho ricevuto, io la vivo così, una vocazione nella vocazione, e vi assicuro che veramente per questa seconda vocazione, che però rientra sempre nella mia vocazione sacerdotale, niente saccio fa, ma quel poco che so fare lo farò veramente per il bene di questa terra, di tutti quanti voi e dei vostri figli. Grazie. Forse dovrei anche pranzare, non ho molto da smaltire per la verità, ma parte la battuta facile in questo caso. Prendere la parola dopo l'entusiasmante e coinvolgente intervento di Don Maurizio Patriciello, che io conoscevo di fama ma che non avevo mai visto da vicino né tantomeno ascoltato, è estremamente difficile per me, anche perché alcuni strali di Don Patriciello si sono diretti anche sull'istituzione giudiziaria che io in questo momento e indegnamente rappresento. Noi siamo nati da poco, quindi non possiamo portare sulle nostre spalle le colpe di chi ci ha preceduto o le omissioni o le inerzie di chi ci ha preceduto. Noi siamo nati come un tribunale cosiddetto di frontiera, ma con una particolare vocazione,
sotto il profilo penalistico, che è proprio quella di perseguire i reati ambientali. Non che in questa terra non ci fossero purtroppo altre forme di criminalità, ma quelle altre forme di criminalità vengono perseguite dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, non è competenza del Tribunale di Napoli Nord. Il Tribunale di Napoli Nord, la Procura della Repubblica, ha una spiccata vocazione proprio, chiamiamola, ambientalista, e questo non sono io a doverlo dire, ma lo ha già detto il procuratore Raffaele Marino in più di un intervento pubblico. Il Tribunale ovviamente farà la sua parte, come tutti i giudici, con la massima terzietà possibile, senza opinioni preconcette, ma valutando con estrema attenzione tutte le prove che la Procura della Repubblica dovesse portare alla nostra attenzione. Per il resto, io ho un fratello oncologo come lei, proveniente dal Pascale, anche se adesso esercita a Benevento, e purtroppo anche io ho saputo tramite mio fratello che indubbiamente l'incidenza dei tumori provenienti da questa zona è un dato di fatto non trascurabile e che non si può nascondere. C'è sicuramente una causa ambientale, rimuoverla non so se sarà possibile, almeno in tutto, perché non si conosce nemmeno la vastità del fenomeno. E poi, ammesso che si conoscesse la vastità del fenomeno, ci vorrebbe, presumo, un investimento economico enorme per venirne a capo, e oltretutto si dovrebbero maneggiare sostanze di una pericolosità estrema. Non spetta a noi ovviamente né fare scelte politiche né indicare rimedi tecnici per venire a capo del problema. Noi dal punto di vista giudiziario faremo tutto il nostro dovere, e speriamo soprattutto anche che in futuro le autorità preposte e gli stessi cittadini, adeguatamente educati, vigilino affinché questo fenomeno non continui e non si ripeta più da nessun'altra parte. Mi dispiace dovervi salutare, ma vado allo stesso posto dove è andato Don Patriciello, perché io, salernitano di origine, sono stato invitato dal mio sindaco, che ha organizzato un convegno sullo stesso argomento a Salerno, al Salone dei Marmi, quindi mi tocca fare l'inseguimento di Don Patriciello. Probabilmente a Salerno, al Salone dei Marmi, riuscirò anche a dargli la mano e a salutarlo, visto che qua non è stato possibile farlo. Grazie, se finite sotto non mi si crea. E non riuscivo a capire il perché. Adesso finalmente, per esempio, stasera ho la possibilità di poter parlare, e la mia responsabilità è enorme, l'avviso tutta, l'ha detto tutta, quando vanno in Senato le mie audizioni sono andate direttamente a Roberti e ho dovuto spiegare a Roberti, che oggi finalmente infatti ha cambiato impostazione, signori, mentre noi in questo momento cominciamo a svegliarci sull'ecomafia, in realtà il mondo è già cambiato, e come abbiamo spiegato Roberti dice, oggi bisognerebbe parlare di criminalità ambientale. E io all'epoca, quando venivo qua e vedo anche stasera continuare la confusione, perché non c'è colloquio, non c'è dialogo, l'auspicato dialogo del professore Colangelo non esiste tra tecnici dei comitati e tecnici della regione, è la prima volta che lo sento parlare, pur occupandomi di rifiuti da tanto tempo, e quindi si creano quelle confusioni e quella mancanza di confronto che impedisce di chiarire i problemi, perché noi stasera, essendo anche Roberto Donato Capagna, che è stato un dono del ministro Cancellieri, che purtroppo anche un po' per colpa mia è venuto qui, perché spiegherei al ministro Cancellieri che il problema non era di rifiuti urbani, e voi sentite adesso il prefetto Capagna come correttamente fosse il problema in maniera più complessa, però nessuno chiarisce il problema di fondo. Il primo problema che noi dobbiamo affrontare sono i rifiuti speciali e immediati. Non sono il problema, anche gli impianti di cui
assolutamente mischiati per più di più urbano, quando il problema nostro non sono impianti per il più di urbano. Questa regione, io come igienista, con degli anche igienisti che mi hanno fatto lezione, spiegare e capire che ci stanno le discariche per i rifiuti netti, le discariche per i rifiuti urbani, le discariche per i rifiuti pericolosi. Però è un dato il fatto che nella regione Campania esiste un solo tipo di discarica. Esiste un solo tipo di discarica per i rifiuti urbani e che tutte le nostre discariche per i rifiuti urbani sono state ubicate in zone scorrette, lontano, piagano, in modo scorretto e sono riutilizzate per metà di rifiuti speciali e tossici. Perché quando io devo affrontare il problema dei rifiuti urbani, e finalmente comprenderete perché adesso è finita sotto tanta monnezza, è chiaro, noi dobbiamo dire che in questo momento, mentre stiamo parlando, noi produciamo in questa regione 5 tonnellate al minuto di rifiuto urbano, di cui parliamo troppo e male. Contemporaneamente produciamo 14 tonnellate al minuto di rifiuto speciale industriale legalmente dichiarato, di cui non parliamo proprio, anzi non facciamo finta che non esiste. Se voi cliccate sul sito ARPA al posto di rifiuti speciali non trovate ancora nulla, e di questo 14% di rifiuto, di 14 tonnellate al minuto di rifiuto speciale legalmente dichiarato, come avete sentito implicitamente dichiarato dal prefetto Capania e da me esplicitamente, calcolando in aula e di audizione, perché ho fatto questa elucubrazione che ha cambiato tutto il discorso e mi ha fatto venire tanto per cambiare davanti al procuratore, almeno del 30% di decine di evasione fiscale, perché questa è la nostra principale caratteristica produttiva. E quindi di 14 tonnellate al minuto, non meno di 5 tonnellate al minuto vengono prodotte e quindi vanno smaltite in nessun impianto o inceneritore o in discarica, ma va smaltito illegalmente perché non deve esistere. E attualmente i nostri inceneritori si fanno così grandi, e ce le dobbiamo dire, perché la media europea di dimensione degli inceneritori è 110.000 tonnellate, avete visto l'inceneritore di Vienna, adesso in media l'Italia ha 49 impianti, i 49 impianti bruciano 5.900.000 tonnellate di rifiuti, per un inceneritore pro capite a testa di 100 kg, la sola Acerra, 600.000 per 6 milioni, brucia 100 kg pro capite a testa. Acerra era ed è un inceneritore a livello regionale in una regione dati ufficiali ISPRA 2012, che attesta in tutta Italia una diminuzione della produzione del rifiuto urbano del 10%, cioè di 2 milioni e mezzo di tonnellate di rifiuto senza rifiuti, zero e senza inceneritori, signori, solo per la crisi economica. Eppure pare che ha un'utenza infinita, ed è infinita, perché mentre accade questo per i rifiuti urbani, scesi da 31 milioni di tonnellate a 29, nei dati ISPRA italiani, e quindi la regione Campania che ne faceva quel 4,5, oggi è scesa a 2 per la crisi economica, contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali è aumentata per lo stesso motivo che per la crisi economica, perché adesso anche noi le importiamo. Quanto le importiamo e di che cosa dobbiamo temere? Per questo è il problema del danno sanitario. Sono 138 milioni a 29 ufficiali in Campania, sono italiani. 138 a 29, cioè noi ci preoccupiamo di un sesto del problema dei rifiuti, quando parliamo solo dei rifiuti urbani, finiamo. Cominciamo ad affrontare il vero problema di questa terra che si divide in due categorie, come avete implicitamente sentito sia dal professor Colangelo che dal prefetto Capani, terra dei fuochi e la nostra evasione fiscale produttiva che si realizza ogni giorno in quei territori ben identificati, perché sono i territori dove c'è la produzione illegale e il regime di evasione fiscale delle migliori ditte al mondo di scarpe, borse e penali. Punto. Legato a che cosa? All'implicita legge del mercato che noi non vogliamo accettare, che vale per gli operai comigliano, ma non vale per i loro sacchetti carbonesi, perché abbiamo mandato i rifiuti in Olanda.
Allora nel momento in cui la città di Napoli, i propri tribunali, li ha mandati in Olanda, pagando tutto compreso, compreso il trattamento delle ceneri, perché quando vanno in Olanda si trattano pure le ceneri loro, noi paghiamo 110 euro a tonnellata, tutto compreso via cartolina e tutto, saluti da Olanda, noi per bruciare la cera, quei dati che avete sentito, venite in ritiro, perché per bruciare la cera, ogni chilo, ogni tonnellata alla cera, ogni comune paga 170 euro a tonnellata solo per portare la cera. Dobbiamo pagare 400 milioni di accostamento impianto che per tonnellata fanno 35 euro, se circa 30 euro a tonnellata di danno sanitario, perché comunque è un impatto, cioè che abbiamo calcolato, non è proprio un tocco di salute, è proprio perché è troppo grosso, e infine dobbiamo pagare pure le cene che avete sentito e che a me non risulta vadano tutte a Brescia, perché Brescia, l'impianto che c'è, è già sacro. Abbiamo una produzione di ceneri della sola cerra, sono 135.000 tonnellate. Se facessimo anche Giuliano sarebbero altre 100.000 almeno l'anno, 250.000 tonnellate di ceneri a 25 tonnellate a PIL che vanno a Brescia, dove le vedete? È evidente che le nostre ceneri rimangono qua e hanno un impatto preciso, perché già c'è e non lo vogliamo vedere, dove vanno? Nel raddoppio dei cementifici. Quindi noi abbiamo creato un sistema sproporzionato che ha uno scopo molto molto chiaro a chi capisce tutto e vede i dati. Abbiamo creato la sovrapposizione dei flussi speciali e urbani al fine di caricare sulle tasse e sulla nostra tasca, perché la gestione dei rifiuti urbani è pubblica, lo smaltimento dei rifiuti urbani più la quota parte dei rifiuti speciali e industriali, che a questo punto ci porta le tasse infinite, perché noi paghiamo sia per quanto riguarda il nostro rifiuto urbano, sia per quanto riguarda il rifiuto speciale che ordinariamente si sovrappone. Ed è questo il motivo per cui noi non facevamo e non facciamo ancora sufficiente raccolta differenziata per consentire la sovrapposizione dei flussi. E se non avessimo avuto questo improvvido, questo impongo sistema, ma dal punto di vista gestionale perfetto dei rifiuti in Olanda, noi non avremmo capito. E perché costa 110 euro in Olanda e di fatto 270 euro a tonnellata da cerra? Perché, e a proposito, compensazione ambientale, l'Aquea, la proprietà dell'Aquea sono i comuni di Milano, Bergamo, Brescia e Varese, ha fatto 81 milioni di dividendi e considerando quello che loro hanno dichiarato, cioè l'incasso, 75 milioni l'anno, fanno 260 mila euro al giorno che noi con la cella mandiamo a individuare i bilanci di Milano, Bergamo, Brescia e Varese. Quando ha accesso di compensazione ambientale? Zero. 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 Non un euro. Mentre ha 60.000 euro al giorno di danno sanitario. Allora, tutto va considerato. Io non ho paura di nulla. Io quando anzi dovete spiegare alla Chiesa, perché sono io purtroppo il maestro del mio migliore allievo, che Maurizio da Vicendo, il quale è diventato impiegato di Dio e che sta capendo, sta svegliando le coscienze. Quando dovete spiegare, compiando questo Stettino e a quest'altro grandissimo vescovo che avete, tenetevelo caro, perché troppo è veramente di un livello eccezionale, posso rimanere solo ad Arezzo, però Angelo Spirito, è veramente è stato, io l'ho chiamato quasi il San Giovanni Battista di Papa Francesco, cioè Alessa con Spirito ha dato un impulso sul versante ambientale e proprio sulla comunità intesa come attenzione all'ambiente, che è sembrato proprio quasi il proclamare prima l'avvento di un Papa come Papa Francesco. Io l'ho visto così, vivendo il territorio, che vivendo questa tragedia insieme a loro, veramente io rimango, sono convinto della provvidenza. Quindi noi dobbiamo ragionare in questi termini. Scusate, voglio tornare un attimo a Cuba, stavo parlando di Acenda. Allora, il problema è legato proprio al fatto che non dobbiamo avere paura di nulla. Quando spiegavo al vescovo Schettino, tutto il male perché convincevi tu? E gli ambientalisti a volte mi hanno anche attaccato che ero l'uomo dei piccoli inceneritori. Perché io ho provocato, fatemelo l'inceneritore di lui.
i capitani non si trovano mai. Avevamo il piano Rastrelli che più o meno aveva questo tipo di impostazione. Ovviamente il piano Rastrelli, 110.000 tonnellate diviso per 5, non è stato fatto, si è fatto unico punto qua. Perché? Perché quello è il territorio dove si controllava che cosa? Questo è il territorio Casertana dove si controllava che cosa? La sovrapposizione dei flussi da fare ed è stato spartito senza rendersi conto quelle persone che adesso lo capiscono che stanno avvelenando se stessi. Questo è accaduto qui e si è fatto questa sovrapposizione dei flussi che continua ancora. E adesso cominciamo a svegliarci a capirlo e cominciamo a capire che cosa? Che teniamo, vi prego considerando, teniamo 6 milioni di tonnellate di ecoballe che non sappiamo che cos'è, che le vedete, le teniamo, le soffriamo, le paghiamo. Va bene? E immaginate che dolore, e abbiamo l'ordine, cioè tutti quanti ci servono, anche c'è l'ordine, perché l'Europa non può vedere le ecoballe. Va bene? Ebbene, l'Europa può non vedere, noi possiamo non vedere, continuare a non vedere, e la mappa che ha fatto vedere il professore è chiarissima, il doppio di Tavernia del Re, il doppio, perché quando diciamo la magistratura mi dice 82 inchieste, 443 aziende coinvolte e non meno di 10 milioni di tonnellate, e stavolta chiediamoci te, di rifiuti tossici, non di rifiuti urbani, li teniamo sotto e li teniamo qua, voi guardate Tavernia del Re, vedete che doppio di vita ricca e immaginate due Tavernia del Re che stanno qua sotto, ma non sono rifiuti urbani. Vi ripeto, non sono rifiuti urbani, sono rifiuti tossici. Quindi, primo, noi stiamo vivendo, adesso lo sappiamo, la doppia convergenza di due fenomeni criminali che sono di sistema. Quindi il criminale, come hanno detto tutti i magistrati, e come adesso ribadisco io, è semplicemente colui al quale è stato richiesto un servizio. Da che cosa? Da uno Stato che ha fatto una scelta precisa. Io non voglio tracciare rifiuti speciali, anzi non lo voglio proprio sapere. E questa maggiore evasione fiscale d'Europa ci porta a Terra dei Fuochi. Terra dei Fuochi è nata, cresce ed è stata strategicamente sviluppata e non possiamo pensare agli enti dei casalesi quando voi sentite parlare calabresi a voi, utilizzando a questo scopo una struttura ingegneristica molto precisa, molto valida, molto efficace. La strada statale 162. Perché la strada statale 162 non è pedaggiata, è stata costruita così. È stata costruita con, utilizzando e smaltendo, quindi guadagnandoci sui rifiuti tossici sotto, ma non è un caso che abbia 30 km di svincoli e 9 di viadotti. Hanno addirittura pensato prima di fare gli inceneritori che erano quelli che attualmente usa la nostra industria per smaltire il prodotto illegale. I 9 km di viadotti sono quelle e terreno demaniale che non riusciamo a controllare e guardate che per me la verità maggiore lo vengo ogni volta da destra. Ogni volta vengo ad adesso, vedo delle cose una più bella dell'altra ogni volta che vengo, ogni volta che esco, qual è il problema? La mancata responsabilizzazione delle province di terreno di Mariano. Ogni volta che esco noi vediamo questi svincoli, non di competenza del comune, questa strada provinciale, non di competenza del comune, che è una vergogna al mondo. Noi abbiamo queste strade che erano la strada che appunto porta a Napoli, che era il collegamento storico anche tra due città per secoli che si sono contrastate sul piano addirittura politico e militare, la normanna adesso è educata di Napoli. Abbiamo una strada, questa, guardate qui, abbiamo una strada del Pianone di Caserta Sud, che è stato l'esempio europeo dell'illuminismo e del rapporto integrato della natura, e quel Pianone di Caserta Sud si continua nella Reggia e finisce nel parco più bello d'Europa, come tale ci è stato dichiarato non da noi, ma dalla comunità europea. Abbiamo la Reggia più bella d'Europa, il parco più bello d'Europa, è stato architettonicamente pensato con quella strada, perché consentiva, il principio era il re unito al popolo, e il popolo entra nel reame, ed entra nel regno, e viceversa, ebbene noi siamo stati capaci di trasformare queste strade nello svestatorio con civiltà dei rifiuti urbani per coprire il commercio dei rifiuti tossici. In casa patria non avrebbe le ossa, lo troviamo scritto sulla
per non sbagliare la uscita, andate dove avete il bar, fammela lì. Allora siamo arrivati a questo livello di degrado. Vi rendete conto dove siamo arrivati? E adesso però ritorniamo un attimo ad inquadrare il problema, perché non ne usciamo se non inquadriamo il problema con questo pessimo acronimo, perché adesso io sono qua in un ambiente di giuristi, abbiamo necessità, guardate, io oggi sono andato al tribunale e una cosa del video sono uscito pure io tardi, addirittura mi hanno fatto la giustifica a mano, cioè io chiedo scusa, ma ho detto presente, io veramente vorrei fare presente. Allora a noi medici, ingegneri, che avete sentito? E gli ingegneri sono le persone intelligenti, perché sono quelli che risolvono i problemi, va bene? Adesso il problema è che i saggi sono quelli che evitano i problemi, va bene? Allora noi dovremmo essere saggi prima di richiedere all'ingegnere di risolvere il problema. Allora i saggi sono di due livelli nelle professioni, e nella mia famiglia da secoli si sceglie tra questi due livelli, perché sono sorge per parte di madre, Giuseppe Sorge ha fondato il Tribunale di Napoli, e parte di padre sono Martella e sono il nipote di Marina che adora la sanità. Punto. Questo sono io e mi devo confrontare con questo passato. Perché ai medici compete il governo delle leggi naturali, ai giuristi compete il governo delle leggi sociali. Ma siamo tutti e due pesantemente indietro, perché il mondo si è globalizzato. Mentre io sto parlando, abbiamo 250 milioni di plastiche all'anno che vengono prodotte e smaltite scorrettamente, e già si sta preparando, perché Diana non ce l'ha la plastica, ma parlando con Borghetto a Napoli in questo momento stanno già partendo le navi, noi non ne vogliamo parlare più urbani, con tanta plastica verso la Cina, e all'interno di questo noi facciamo gli scambi e in quella plastica finiscono anche, come dimostrato da Claudia Salvestrini per conto della DDA, finiscono anche tantissimi prodotti di scarto nostri e non solo nostri, e si stanno i filmati, tutto questo accade. Quindi mentre il mondo è globalizzato, noi ci limitiamo alla nostra misera situazione giuridica locale, non riusciamo a capire che cosa che danno alla salute è legato in questo caso dal più grande effetto giuridico che in fondo c'è, e noi cerchiamo, dobbiamo ribaltare il problema in campo ambientale. Dopo che il professore Giordano ieri sera urlava dagli Stati Uniti, tornare al modello di riferimento americano oggi e romano ieri. Allora, il concetto è che il danno ambientale, il danno alla salute, è una lavitazione. Adesso chiedo a voi, che cos'è la lavitazione? Era lo strumento giuridico in cui si condannava a morte qualcuno affinché tutti fossero responsabili e nessuno lo fosse. Perché non si poteva mai stabilire all'epoca, oggi se potesse fare, quale mano aveva lanciato il sasso che t'aveva acceso il fronte. E vi ricordo che nella parrocchia di San Pietro a Caivano, dove vado, San Pietro era colui che, in maniera edulcorata, si dice nel Vangelo, dice lui non ha tirato il sasso a San Stefano, quando era salvo, aveva solo guardato i mantelli per togliergli quella responsabilità che comunque assumeva chi tirava il sasso. Ma di che cosa stiamo parlando? I 14 tonnellate al minuto sono in campagna di rifiuti speciali nostri che noi sappiamo nulla, e sono quasi tutti tossici, il mondo è cambiato. All'epoca di Gesù erano 150 milioni di rifiuti industriali non esistevano, noi siamo 7 miliardi, siamo per diventare 8, abbiamo solo in Italia 140 milioni di tonnellate di rifiuti speciali e 10 di rifiuti tossici. Quindi ha senso che io mi metta a cercare un altro nel pagliaio per capire su quei 10 milioni di tonnellate sotto, da uno che non mi sa distinguere se è fango nucleare o fango tossico, io che ho là sotto. E poi la nostra irrazionalità più totale, il governo delle leggi ambientali e il governo delle leggi ambientali, compete a me, scusate, ma gli antichi romani, quindi ribaltiamo il problema, non si riesce che ha messo di causalità. Il problema se è l'abitazione, io devo stabilire quali sono le cose accadute, stabilire quello che devo trovare, se inquinato o meno, e quindi stabilire immediatamente quello che ha danneggiato il territorio della salute. Non è stato né l'allarmismo, né gli ingegneri, né i medici, né i negazionisti, è stato l'immobilismo. Io non posso mettermi a discutere adesso con quelle diapositive, con l'ingegnere o con l'agronomo, quale terreno è occupato.
Se io, Brescia, 2001, ad agosto scoprono Caffaro e vedono che c'è stato l'inquinamento di una mafia, fanno le analisi tra agosto e ottobre, a ottobre 2001, a novembre si apre un bellissimo parco pubblico a Brescia di 16 ettari, 16, dove sta scritto potete giocare, però mi raccomando, non a fini nudi. Qualcuno ha danneggiato l'economia agricola della Lombardia, dove però utilizzano a livello di atrazina, comprate ancora gli espressi in edicola, a livelli di pesticidi tre volte a noi, perché abbiamo un terreno tre volte più fertile di loro. Altra notazione tecnica, scordatevi quando parlate di campagna, perché se in campagna che volta, di terra che uccise, non ne vedo proprio niente. La campagna è felice, se la felice continua a essere felice. Perché il problema, laddove ci stanno i rifiuti tossici, anche sotto, non è del terreno, è nostro. Il terreno si adatta, basta, e la velocità di falda del nostro terreno meraviglioso è certamente molto più veloce, da tutta bellissima non mia, di quello che la nostra politica fa nell'affrontare il problema. Allora, il vero problema è che noi non abbiamo recitato su 10 milioni, vedete quella diapositiva. Lo sappiamo da anni, la resina è dal 88, 93, possibile che noi, e vi prego perché qua siamo una sede giuridica, stiamo ancora a discutere, io ho visto, ho seguito, sono avvilito, sono piangente, il processo ambientale Carosello, perché ci sono stato anche ferito tecnico. Guardate, i processi sull'ambiente, va bene, sono qualcosa che ti fanno dire, io mi vergogno di essere italiano. Abbiamo trasformato la culla del diritto nella culla del diritto. E questo ce lo dobbiamo dire in faccia, ce lo dobbiamo dire in faccia, perché questa nazione, e ne siamo tutti responsabili, io come medico, ma sto in terra di giuristi, va bene? Noi in questa nazione sanzioniamo di più la diffamazione piuttosto che l'avvelenamento. E allora io chiedo scusa, il problema è globale, è mondiale. E c'è una gravissima carenza di controllo mondiale, europea, sulla tracciabilità. Noi questi siamo andati in Europa, mi pare così. Io sono il tecnico e lui è il capo. Allora, prima cosa da fare, noi non tracciamo i rifiuti speciali, non li tracciamo oggi, non li tracciamo ieri, non li stiamo tracciando domani. Noi abbiamo fatto una legge per la tracciabilità delle bufale, oggi ognuno di noi può essere tracciato, noi siamo in grado di tracciare le bufale uno per uno, siamo in grado di tracciare il nostro cane, il nostro animale domestico uno per uno con il microchip, noi siamo oggi in grado di tracciare i tigre che avvelenano questa regione e quando io oggi blocco il tigre qua, stanno avvelenando qualche altro tigre da qualche altra regione a qualche altra parte, perché quello che non vediamo è che parliamo solo di rifiuti urbani. Campagna ne fa due di tonnellate, tra Urbano a testa, procampiamo, diciamo la campagna, in Lombardia, in Veneto, in Toscana ne fanno quattro e se ammettiamo il 30% meno nazionale di evasione fiscale, io ho da smaltire illegalmente 500.000 l'anno e sarebbero terre alle fuochi che vediamo ogni giorno che fatica. Loro hanno da smaltire illegalmente una tonnellata a testa, una tonnellata a testa, e quello che ci arriva qua è solo il surplus, chiede che cosa è più. E non si legge, basta saper leggere, basta andare, come non abbiamo noi la possibilità, sul sito Alfa Veneto, cliccate rifiuti speciali, però dovete saper leggere. Quando il sito Alfa Veneto, con orgoglio, dice io sono la regione e ho 16 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, è chiusa vita, tutto è scritto. Però noi non ce lo ricordiamo mai, parliamo solo dei rifiuti urbani, loro ci umiliano che loro parlano differenziate, ma no, però siamo orgogliosissimi. Il nostro milione di tonnellate, la campagna 200.000 è a proposito, il nostro milione di tonnellate di rifiuti tossici, siamo onorati e felici di dire che 700.000 tonnellate li smaltiamo qua. Il che, essendo io un farmacologo e so studiare i bugiardini quando si fa la pubblicità di un farmaco, quello che non si dice vuol dire che non c'è. Quindi tu mi stai dichiarando che 300.000 tonnellate di tuoi rifiuti tossici portano a te i russi, ti smaltisci fuori, dove? Io lo so. Andate a chiedere al giudice Cicchia che ha scritto tutto. Allora, signori, questo è accaduto, questo accade e non c'è ancora un contrasto serio, serio davanti alle professioni che hanno questa responsabilità. La cosa più grande, quando io sono venuta da cena, la cosa che mi ha fatto più male, non solo vedere che c'erano tanti medici, quanti qua che Schiavone ci ha trattato con disprezzo, perché dicevo con questa situazione di bisogno, e non ha torto su questo. Non ha torto su questo, perché io ho quattro specializzazioni e sto perdendo la mia vita a fare questi medici di formazione e formazione gratuitamente.
potrei mettermi a fare ben altro e fare soldi. E qua i politici giustamente non posso condannare se fanno queste scelte, ma questo momento storico, quando io ho capito che Saviano sottostimava e questa era la tragedia, mi ha imposto di cambiare la vita, ma non ha fatto a me quello che ha fatto a Cipriano Chianizzi. Chiedo scusa, nel vostro livello di avvocati era in questi decenni scorsi poco più che l'anno di fondo. Ebbene, voi avete nel vostro ordine, in questo territorio, una persona che ha avuto un'identità nato l'anno di là. Vi rendete conto che il livello di potenza è arrivato ad avere un avvocato di questi territori semplicemente per aver avuto la genialata in uno Stato che ha scelto di controllare i propri rifiuti tossici soltanto su carta, perché questa è la scelta di Stato, ha avuto la genialata di fare un giro corto, la culla del dritto, e si hanno accisa tutti quanti. E adesso io devo mettermi a darvi dati di che cosa? Di quante persone teniamo, eccetera, ormai l'abbiamo capito tutti quanti. E perché hanno tempo a contare? Non abbiamo tempo, signori, il mondo non ha tempo. Quello che io sono venuto qui a dire, che siamo in grave ritardo, ed è quello che vi vado dicendo per tutto, perché mi sono reso conto che mentre sto parlando, noi cominciamo ad affrontare il problema di ecomafia, e il problema è già diventato di criminalità mondiale. Noi stiamo pensando a come fare gli impianti, ma che impianti? Anche rimangono gli impianti dell'amianto. Io vedo che qua si vuole, il primo problema sanitario e di smaltimento, sono è l'amianto. Ieri sera ho visto palestre, e palestre che chi ha circolato l'amianto, stanno morendo di amianto, e l'amianto lo si trova ogni giorno. Abbiamo 30 milioni di tonnellate di amianto sparso in Italia, correttamente smaltiti, 300.000, 1%. Ieri c'era il cassonetto della mia differenziata, che vino con l'amianto. Oggi sul Corriere del Mezzogiorno trovate scritto che tiene il lacco di amianto. E io non è da perdere niente a pensare di genitore in un territorio che per legge sta scritto, per legge, avendo già avuto un disagio, hanno 10 milioni di tonnellate di rifiuti tossici sotto, lo vogliamo capire, no, che per legge non si può fare, salvo eventualmente i processi avviati. Ma che processi avviati? È possibile che io su 15.500 km quadrati di territorio, guardate la quella della sinistra, che adesso non vedete più, 15.500 km quadrati di territorio, la provincia di Napoli e Caserta sono 3.500 km di territorio, ma mi volete spiegare perché tra Caserta e tra Napoli, Napoli Est e Giuliano, io devo avere due inceneritori da 1 milione di tonnellate, pari non già all'inceneritore di Vienna, ma pari a tutti e 9 gli inceneritori dell'Austria, concentrati in 20 chilometri. E perché sempre là? Perché sempre là? Perché diamocelo? Perché sempre là? E perché hanno istigato contro di noi le province dell'interno? Perché non vogliamo i rifiuti urbani di Napoli, noi non te voglio guardare. Per carità, vediamola questa storia, ma andiamo tutti in Olanda, per una decina d'anni mentre riusciamo a fare gli impianti che ci servono. Avellino sta morendo di amianto, lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire che è previsto nel piano dei rifiuti regionali speciali, che abbiamo necessità di impianti ad Avellino per l'amianto? Che è successo ad Avellino? Qualche assassino, perché non si può chiamare in altro modo, ha pensato e ha detto di porto lavoro, ci ha portato l'isolifica. Ad Avellino hanno creato il posto di lavoro a qualche decina di disgraziati per una ventina di, guarda, una decina d'anni, il tempo di togliere a mano tutto l'amianto di tutte le carrozze ferroviarie d'Italia. Adesso quell'amianto dove sta? All'aperto, nel cortile, in blocco di cemento viabile al centro di Avellino, e ci toccano pagare per smaltirlo. Per partire correttamente con l'amianto, attualmente in Italia, in Campania, non ci sono impianti, dovremmo portarli a stoccarlo a Lione, ce ne è accostato, è una finanziaria. Lo vogliamo capire o non lo vogliamo capire? Che problema sono la carenza degli impianti di rifiuti speciali? Io ho seguito come perito la questione Marina. È possibile che con tanti saggi, tanti medici, tanti scienziati giuridici e tanti bravi ingegneri, io tengo una vergogna di un impianto di 300 metri quadri, poco più di un campetto di calcio, che è bruciato per un incendio che non si sa come, pesticidi e diciamo fertilizzanti, tutti i cancerogeni, stanno sotto un telo a Marichianella dal 1995, perché per smaltire avevano chiesto 9 milioni di euro e non ne hanno inviato. Allora vi prego e concludo. Noi vi invito per la sede
la vostra altezza professionale, la vostra qualificazione, è il ruolo che abbiamo, voi come giuristi, io come medico e il professore come ingegnere, che vi chiede una conversione precisa. Primo, il nostro impegno deve essere all'attenzione e al monitoraggio del vero problema, che sono i rifiuti speciali industriali tossici. Secondo, quando parliamo, se vogliamo confrontarci, confrontiamoci, non abbiamo paura di nulla, ma dobbiamo confrontarci partendo dalla tutela del territorio. Tutelare il territorio significa tutelare la salute. Il nesso di causalità è solo un modo per perdere tempo e non assegnare le responsabilità. Cambiamo le leggi e come fanno gli Stati Uniti, ci sono le leggi, vedete che è successo con l'acqua, la differente valutazione delle normative dei leggi, esistono normative e valori internazionalmente riconosciuti a cui si ispirano gli americani, a cui noi non ci adeguiamo. Noi abbiamo permesso per 20 anni, non in Campania, ma nell'Alto Lazio, con due deroghe di bere a seguito in maniera eccezionale a 90 comuni dell'Alto Lazio, perché ancora oggi io sento dire da chi si difende nella curva del Cristo, nei nostri territori, guardate, ma l'arsenico che sta anche in mano è vulcanico. Signori, sono tossicologi, sempre assente. E certo, io posso pensare, e sono bene. E allora l'asse è il problema, il vero problema, e chiudo, perché il vero problema non è l'acqua industriale, ma vi rendete conto che hanno trovato 17.000 e l'hanno fatto evacuare? La domanda che faccio a voi, giuristi, quelle case le hanno abbattute? Sono rimaste vuote dove hanno evacuato gli americani? E se io a Napoli non c'è un problema perché c'ho meno evasione in termini di edilizia, a Orta Chiatella, a Casal Nuovo, dove non hanno costruito una villa, ma io ho sentito dire, chiedo a voi, una del 1.511.000 appartamenti, se io che sono abusivo non lo posso allacciare, quei 15.000 appartamenti abusivi che ho vedete, allora si sono allacciati, qualcuno l'ha controllato. O stiamo facendo sempre, non ci vuole, perdonate, ma è un dolore, perché noi non possiamo piangere i morti, o la nostra terra meravigliosa stuprata, perché vedeva noi, io mi sento, non prendete le parole dalle notizie, io mi sento molto più responsabile di un casalese di questa tragedia, perché come dicono le cose. Da cui compete il governo delle leggi sociali e tra di voi c'è stato chi ha fatto la genialata ed è queste sono le conseguenze di quella genialata.